Sì, grazie, ma sarò abbastanza breve perché credo che gli interventi che mi hanno preceduto hanno già riassunto abbastanza bene quelle che sono state le tappe che abbiamo vissuto un po' tutti in questo Consiglio, cioè il fatto che sia stata l'opposizione a porre la questione in una riunione dei Capigruppo, ponendo l'esigenza di discutere e approfondire il tema di Milano Metropoli in un consiglio adesso dedicato e ovviamente preceduto dalle commissioni per un necessario approfondimento delle cifre. E per fortuna non è stato semplice, ma si è riusciti a trovare quello che spesso è difficile trovare, cioè una posizione condivisa tra opposizione e maggioranza e che purtroppo non poteva inventare nulla di diverso da quello che le stesse cifre, leggendole, imponevano, e cioè arrivare a una soluzione triste, cioè la liquidazione, ma necessaria. E quindi sicuramente poi questa delibera, tanto per non farla troppo lunga, va a ripercorrere un po' quelle che erano le indicazioni che venivano dal documento condiviso che abbiamo votato tutti, o quasi, adesso non ricordo se era l'unanimità o meno. Però io credo che non dobbiamo limitarci a sicuramente seguire con attenzione il percorso che farà e salvare, come dire, garantire un futuro ai lavoratori, questo sicuramente sì. Però credo che sia necessario anche comprendere fino in fondo il perché si è giunti a questa situazione. Perché lo hanno detto un po' tutti, la mission di Milano Metropoli non è una mission fallimentare, è una mission condivisa, utile, è creare sistema tra quelli che sono le realtà istituzionali, gli enti pubblici e le realtà vive dell'economia del territorio, quindi le imprese. Quindi di per sé una mission più che positiva, utile, necessaria, però ha fallito. Le cifre ci dicono queste. Quindi credo che alcuni elementi già siano emersi nel corso non di oggi, del dibattito di oggi, ma in quello del Consiglio e delle commissioni che sono state dedicate al tema. Si è parlato in più casi di un organico sovradimensionato o disfunzionale per la mission che doveva compiere. E allora io credo che, visto e considerato che l'obiettivo, la mission, come abbiamo detto in più frangenti, di Milano Metropoli è una mission concettualmente e non solo concettualmente, ma anche concretamente utile, è indispensabile andare ad approfondire e capire dove sono stati gli errori, perché non è escluso che in futuro si renda possibile creare qualcosa di simile come struttura, come scopo, ma bisogna assolutamente evitare di ripetere gli errori che sono stati fatti in questo caso, che sicuramente non sono solo imputabili a modifiche del quadro giuridico entro cui si muoveva o alla situazione critica, economicamente parlando, di questi ultimi anni. Credo che ci siano anche altri elementi e quindi cerchiamo di dare corpo a quella massima che dice
Sbagliando si impara. Bene, è evidente che in Milano Metropoli si è sbagliato, però impariamo dagli errori per non ripeterli nel futuro. Grazie.